Salve a tutti ragazzi e benvenuti sul canale di Risen, io sono lo sconosciuto e bentornati in una nuova recensione. Era un po' di tempo che non mi occupavo di cinema perché, come vi avevo già annunciato, sono andato in vacanza in Val d'Aosta e per 5 giorni non ho potuto fare video se non dei Risen Travel, la rubrica diciamo di viaggi, di vlog dove vi porto con me, proprio di quella vacanza che usciranno in 5 episodi. Man mano, a partire dal primo che è uscito un po' di giorni fa, li farò uscire, non so, uno alla settimana, forse di più. Per fortuna, diciamo, il cinema ha avuto un rallentamento proprio nel momento in cui sono andato via e adesso mi posso godere tutte le poche ma belle uscite che ci sono. A cominciare da questo, poi ci sarà La Torre Nera, andrò a vedere sia l'anteprima di Baby Driver che quella di Atomica Bionda, ci sarà Dunkirk e quant'altro, Cattivissimo M3, eccetera eccetera. James Wan ha partorito, grazie alla sua mente, oltre al famosissimo Saw, un altro franchise, anzi altri due franchise del genere horror, ovvero quello di Insidious, che io preferisco, e quello di The Conjuring, che comunque rimane il primo capitolo un ottimo horror, secondo me ovviamente, il secondo capitolo di nuovo un ottimo horror, molti l'hanno criticato, secondo me faceva meno paura ma aveva una trama molto più interessante. Poi c'è stato lo spin-off Annabelle 1, che comunque mi era piaciuto, non all'altezza degli altri due, ma rimane comunque un horror capace di spaventare, un po' sopra la media dei soliti horror ripetitivi e stancanti. Non sentivo un eccessivo bisogno di questo seguito di Annabelle, ma comunque un po' di curiosità c'era, perché appunto doveva trattare questo Annabelle 2 Creation, le origini proprio della bambola, che ormai è diventata iconica nella cultura di massa praticamente, e proprio perché hanno caratterizzato molto bene questo demone, e questa bambola ha un suo stile, ha una propria caratterizzazione. Quindi andiamo a vedere se con questa pellicola avranno rispettato tutto lo stile della saga e se saranno riusciti a spaventarci ancora una volta. Prima di iniziare ovviamente la sigla. Questo Annabelle 2 sostanzialmente ci racconta la prima vicenda della bambola, ovvero come viene creata e quali sono i primi danni che fa alle persone. Come si evinceva già dal trailer, le nostre protagoniste sono delle ragazzine orfane che insieme a il prete e la suora, che diciamo le tiene, le cura, si trasferiscono in questa casa, la casa del creatore di Annabelle, che le ospita appunto da lui, insieme a sua moglie. La narrazione non è nulla di eccessivamente complesso o complicato, ma comunque riesce a mantenere un buon ritmo e riesce a coinvolgerti ed è abbastanza chiara. Ci sono dei legami con gli altri capitoli, non solo con Annabelle 1 ma anche con The Conjuring, che se si sono visti i film precedenti li si capisce, altrimenti non li si capisce, ma non è una cosa che dà eccessivamente fastidio. Mi è piaciuto molto come viene spiegata l'origine del demone, come vengono spiegate le sue motivazioni, cosa la spinge ad agire, perché la bambola è diventata così. Potevano spiegarlo secondo me meglio, nel senso che nel momento in cui deve essere spiegato c'è un enorme spiegone, anche magari un po' fastidioso. Potevano darti qualche indizio prima, fartelo capire già da prima, potevano farla un po' meglio questa manovra, ma tutto sommato dà le giuste motivazioni al demone, che corrispondono a quello che poi fa anche negli altri film. Per quanto riguarda quello che effettivamente succede nel film, le vicende delle nostre ragazze orfane, posso dire che comunque il tutto è abbastanza coinvolgente, intrigante, e riesce a creare la giusta atmosfera di ansia e di tensione, che sfocia poi in dei jumpscare realizzati comunque bene, perché motivati e non messi così alla cavolo. Prima ti creano una sensazione di ansia e paura e poi sfociano
sfocia tutta questa tensione in un jumpscare. Jumpscare che sono tanto presenti all'interno del film. È un film che si basa molto su questo stile, ma lo fa in una maniera intelligente. La narrazione, come ho detto, non è nulla di eccessivamente complesso, abbastanza semplice, magari a volte un po' banale, ci possono essere delle imprecisioni, delle cose che potevano essere trattate meglio, che possono risultare ridicole o fastidiose, ma in generale comunque regge il gioco assolutamente. Lo stile del franchise viene comunque rispettato perché è un horror come tutti gli altri di questo franchise, che in qualche modo prende i cliché dell'horror moderno e li trasforma rendendoli un po' più interessanti. Non è certo, come ho già detto, all'altezza dei primi due, The Conjuring, è anche leggermente meno, secondo me, di Annabelle 1, ma rimane comunque un buon film horror. Il mondo di demoni, sia dal punto di vista visivo che concettuale del franchise, è rispettato. Infatti sono dei demoni che hanno un proprio mondo, una propria costruzione del mondo dove vivono, il legame che hanno con Dio, con la Chiesa, come agiscono sulle persone, e dal punto di vista grafico sono rispettati. Come in ogni film ci vengono presentate delle presenze demoniache che dal punto di vista visivo ricordano sempre lo stesso stile, la stessa ambientazione, ma hanno un'anima proprio dal punto di vista visivo propria, che vi fa identificare quel tale demone. Le ambientazioni storiche, come tutte le altre del franchise, hanno una caratteristica particolare, infatti sono fatte apposta in modo che sembrano più vecchie di quello che realmente sono. L'ambientazione ha una certa data, ma lo stile la ricorda, ma con certi elementi torna anche un po' indietro, e questa cosa a certi dà fastidio, a me invece piace molto, perché comunque viene rispettata diciamo lo stile e l'ambientazione dell'anno giusto, ma riesce, riportandoti un po' indietro, a farti anche avvertire ancora di più quel senso di timore e di demoniaco di presenza intorno a te. Le musiche davvero belle, sono realizzate come Dio comanda, secondo me. Fanno paura quando devono, riescono a creare la giusta tensione e sono dirompenti nel momento del jumpscare. Inoltre la fotografia si è amalgamata bene con l'ambientazione proposta. David Sandberg, il regista di questa pellicola, che aveva realizzato un film, appunto Lights Out, che a me proprio non era piaciuto, qua invece ci mostra una regia abbastanza interessante. Non è certo una regia d'autore come potrebbe essere quella di James Wan, ma comunque ci mette del suo. Ci sono delle inquadrature diciamo non proprio piano sequenza, quindi continuative, ma che comunque durano per alcuni secondi, e questa è una cosa apprezzabile, soprattutto per come viene mossa la macchina, in un modo che ti deve coinvolgere, che dà continuità alla scena, ma allo stesso tempo riesce anche a creare tensione attraverso il movimento della macchina proprio. Una regia che ho trovato appunto molto continuativa e ferma, e la cosa l'ho apprezzata davvero davvero tanto. Sa dove posizionarsi rispetto al protagonista per poi spaventarci. Il montaggio in generale è abbastanza lineare ed azzeccato, solamente che proprio queste riprese continuative che il regista ha fatto a volte vengono interposte a invece delle semplici sequenze dove inquadrano prima una persona poi l'altra, e appunto riprese più statiche, e in certi momenti questa cosa mi ha dato un po' fastidio. Potevano mantenere un solo stile in una determinata scena, invece a volte mischiandoli un po' ha dato leggermente fastidio, ma è una piccolezza. Tutti gli interpreti sono stati abbastanza bravi e i personaggi hanno dei ruoli, chi più chi meno, che vengono rispettati e servono a livello di narrazione. A partire dalle due bambine protagoniste, non mi ricordo il nome delle attrici, comunque sono Janice e Linda, che sono state secondo me davvero davvero brave, più che altro a mostrare le loro paure, proprio il loro timore, la loro tensione durante tutte le scene horror. La suora, interpretata da Stephanie Sigman, è un personaggio che ho apprezzato perché ha un suo modo di essere, una sua psicologia, ed è anche abbastanza utile a livello di trama. Anthony LaPaglia interpreta invece il tizio che le ospita, il creatore di Annabelle, appunto. Poteva essere caratterizzato molto di più questo personaggio, potevano dargli più spazio, secondo me. Avrebbe dato un qualcosa di più alla vicenda e ovviamente anche al personaggio. Miranda Otto invece interpreta la moglie del personaggio che ho citato prima, che
Però ha un ruolo comunque che mi è piaciuto, ma c'è una cosa, un risvolto di trama a lei dedicato che a un certo punto del film viene tralasciato, non viene data una spiegazione o comunque prima gli viene data importanza e poi viene smontato. E la cosa non mi è piaciuta. Annabelle 2, The Creation, quindi non è secondo me un horror capolavoro, ma come gli altri del franchise rimane un horror interessante che si eleva un po' di più, è proprio nella media della sufficienza, ma si eleva un po' di più rispetto ai tanti horror un po' scialbi, un po' brutti che vediamo molto spesso. Secondo me vale la pena di vederlo, sia per come è fatto, magari più secondariamente, certo rispetto ad altri horror, ma di questo periodo sicuramente è uno dei migliori, ma va recuperato secondo me se avete seguito tutto il resto del franchise, assolutamente, perché la storia comunque continua e, o meglio, viene spiegata qualcosa del passato, ci sono molte diramazioni per film futuri, vedrete. Fermatevi in sala perché ci sono sostanzialmente due scene dopo i titoli di coda. Fermatevi fino alla fine così non vi sbagliate. Qual è il mio voto per questo Annabelle 2? 7 e mezzo, proprio a metà della sufficienza. Come sapete, trovate il link in descrizione al video che vi spiega come do i voti, queste cose qua. L'ho fatto proprio per essere preciso. Per me 7 e mezzo significa un film che riesce più o meno in tutto quello che si era proposto di fare. Io ho finito questa recensione, ragazzi, vi ringrazio tantissimo per la vostra attenzione. Ora riprenderemo con tanti video anche riguardanti i film, ma vi invito anche a guardare Reason Travel, appunto, della Val d'Aosta, perché sto cercando di editarli al meglio, proprio rimanendo più possibile vicino allo stile del travel vlogging montato e fatto bene. E fatemi sapere anche se apprezzate appunto questi video. Non mi dilungo oltre, noi ci vediamo in un prossimo appuntamento qua sul canale. Io vi abbraccio, vi ringrazio e ci vediamo alla prossima!